gli occhi aperti perché c'è un sacco di luce stamattina. Comunque mi sono appena finita di truccare e preparare. Oggi è il tanto atteso giorno del concerto, quindi sono molto 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 felice. Ross è ancora lì che dorme perché lei ha già preso il suo biglietto. Io devo andare alla venue, andarlo a prendere, quindi sto andando un pochino prima. Tra l'altro oggi appunto è il suo compleanno, quindi la lascio stare. Tra l'altro sto vedendo, ci sono dei surfisti là con le tavole. Una delle ultime mattine che mi sveglio così, che tristezza. Vi faccio vedere un po' l'outfit. Ho messo la maglia, ovviamente quella di Busan. Ho messo il mio super pantalone, questo qui è comodissimo. In realtà ho fatto un make up semplicissimo. Semplicemente ho messo questi gritterini qua, questi strass, tra cui uno è lilla. Ovviamente mi porto la mia super felpa di JK, sperando di non morire di freddo stasera. Staremo a vedere, perché non mi ha di portarmi la giacca. Qui abbiamo tutto il kit, la mia army bomba, mascherina, la borsetta brandizzata con la photocard di ieri. Questa è tutta la mia borsettina con i pin, tutte le mie spillettine, guardate che belle, sono molto orgogliosa. Qui ho preso un po' di roba da mangiare, eccola lì la ragazza che sninna. Ovviamente non porterò la macchinetta, quindi le prossime clip le vedrete con il telefono. Cercherò di riprendervi un po' di cose. Andiamo. Ok, ho appena preso il biglietto, mi hanno messo anche questo cosino qua. E vi dico, ho organizzato malissimo, cioè proprio male male male. Anche le mie amiche che hanno già preso il biglietto da tempo non sanno dove andare, nessuno capisce dove devono andare, quindi era molto interessante capire dove entrare effettivamente. Però biglietto preso, mi hanno dato anche il clap, perché questo foglio qua viola che ha ad esempio la signora, che io ho già tutto piegazzato perché altrimenti non mi entrava in borsa. Eccolo qua. Quindi adesso sto facendo la fila per il bagno. È sempre una fila continua in Corea. Almeno mi tolgo pure questo pensiero. E poi vado su, se riesco a tornare su, da Ross. Finalmente non avevo dubbi che il mio ingresso fosse il numero 22 addirittura. Comunque guardate cosa c'è qua. Ci sono i gonfiabili, quelli volanti con le facce, credo sia Jin e Jungkook sempre. Sì, questo è sicuramente lui, JK. Dietro ci dovrebbe essere Jin. Comunque ne fanno di ogni, se ne inventano. Guardate la gente! La giunta, la festeggiata, che non lo so, ha più cose in testa che veramente dentro la testa. Probabilmente. Comunque sì, siamo qua ai bagni, bellissimo. Avevate dubbi su cosa io stessi mangiando? Tra l'altro una ragazza mi ha fermato e mi ha dato dei sticker. Mi ha fatto sticca. Sì, sto facendo la collezione di Freebies. Ogni tanto qualcuno ti ammolla uno. Quindi ora aspetteremo un po', faremo un po' di foto, un po' di cose. E poi si comincerà ad andare verso il nostro gate disegnato. Sono appena entrata, Ross è dovuta tornare indietro che le serviva questo braccialettino. Comunque questo è dentro lo stadio, fa veramente molto 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 strano. Quindi ora andrò al mio posto, la mia sezione dovrebbe essere lì. Ok, la mia è questa, 23, quindi credo di dover andare qui. Però più giù perché io sto alla fila 2. Ci siamo, army bomb. Cioè, guardate che carino. Quindi aspettiamo che inizi e poi vi faccio vedere. Hey, the
자, 여러분들, 아, 무대가 이게 계속 진행이 될수록 여기가 점점 오르고 있는 것 같습니다. 여러분, 즐거우신가요? 아, 할 수가 없습니다. 이 에너지를 어떻게 하면 이 에너지를 어떻게 하면 좋냐? 여러분, 이 기분 그대로 다 같이 소리 한번 질러볼까요? 여러분들한테 축하받는 게 너무 행복한 일이라서
참 생일이 맨날 있었으면 좋을 것 같기도 하고 막 그런 생각이 있습니다. 축하해 주셔서 진심으로 감사드리고 아무튼 이거 아직 나 개인이 타는 차례 아닌데 이거 축하드리고요. 네, 감사합니다. 네, 선생님 진심으로 축하드립니다. 감사합니다. 네. 자, 그러면 3년 만에 찾은 부산에서의 축제를 이제 정말로 마무리할 시간이 됐는데요. 한 명씩 한번 마지막 인사를. 아니야, 뭐 막 뭐 크게 뭐 막 막 말할 거 아닌 거예요, 여러분들. 예, 예, 예. 뭐 그렇게 크게 말할 건 아닌 거예요. 그냥 사실 이제는 믿음이 필요할 시점이 아닌가라는 생각이 들어요. 방탄소년단 멤버들도 그렇고 우리 아비얼들도 그렇고 여러분들과 오기에 오늘 보니까 더 느껴지는 거는 막 나이 들기 싫다 이런 거보다는 앞으로 10년 뒤 이런 거가 저는 하나도 궁금하지 않고 별로 생각도 없었는데 앞으로가 기대가 되고 무섭지 않고 너무 행복할 것 같아서 앞으로 좋은 추억을 여러분들과 함께 더 많이 만들어가면 되지 않을까. 아직 우리가 예의가 좋은 거는 맛보기가 아닌가. 더 가야죠. 30명! 40명! 자신있지? 73! 방탄소년단! 소년단에서 뭐하나요? 네, 아무튼 너무 오늘도 행복했고 역시 저희는 여러분들이 함께 있을 때 가장 저희다운 것 같고 가장 의미가 있어지는 것 같아요. 너무 행복했고 빨리 다시 만나기를 바라겠습니다. 와주신 여러분 감사합니다. 제가 그 마지막에 하고 싶은 게 많아가지고 늘 이제 제가 마지막에 막 더 좋아했는데 오늘은 좀 이렇게 내추럴한 순서를 하고 싶어서 네, 지금 하게 됐고 우선 그 네, 좀 간만에 뵙는데 좀 잘 보고 싶어서 그냥 머리를 쳐버렸어요. 네. 무대하면서 딱 그 생각이 들었어요. 그냥 신기했어요. 제가 지금 부산에 와서도 고향에 와서 이렇게 많은 아미들 잠깐 있었어요. 그래가지고 약간 살짝 뭐라 해야 될까 뇌정지라고 해야 되나? 그런 게 왔었는데 딱 그때 뭔가 정말 많은 준비를 했고 또 달려라 방탄 안무 진짜했고 또 새로운 곡들로 인해서 저희가 또 이렇게 보여주는데 아미분들이 정말 좋아해 주실 거라고 저는 좀 기대를 많이 했습니다. 세계 박람회 유치에 힘을 보태는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
andando verso la metro, qui ci sono i soliti carretti. Salutiamo il Boraviale, lo stadio che è qui. Un Jonkuki, ovviamente. Alla fine stiamo andando verso la metro sperando di non trovarla stracolma, ma siamo state più di un'oretta fuori, quindi in teoria si dovrebbe essere smaltita la gente. Abbiamo anche già preso delle robine da mangiare qua, anche perché domani comunque ce ne andiamo da Busan. Facciamo gli ultimi giri e poi torniamo a Seul. Appena arrivo a casa poi vi racconto un pochino, che abbiamo un sacco di cose da fare, tra cui anche la valigia, perché poi dobbiamo lasciare la casa. Divertente. Tornate a casa un po' sfatte, più che altro ho il naso tutto rosso che metti togli mascherina, casino ogni volta. Comunque ragazzi, non c'è niente da fare. I BTS sono per sempre, non saprei come altro descriverveli. Purtroppo io e Ross non abbiamo vinto la raffa la prima che c'è stata, quindi non stavamo nel parterre. Ci siamo dovute mettere il 27, mi pare era il 27 settembre, quando è uscito poi dell'altra cosa, l'altra sezione. Per fortuna ci hanno aiutato degli amici che conoscono il coreano, ci hanno aiutato a fare gli account, le cose, perché sennò sarebbe stato un casino. Quindi siamo riusciti a prenderli per quello, quindi grazie se state guardando. E quindi sì, alla fine appunto siamo anche riuscite a stare vicine, perché ehi, c'erano un sacco di posti. Io veramente non le capisco, queste cose mi fanno di una rabbia. Sembrava che non ci fossero neanche per non lo so cosa. In realtà poi chi li vendeva fuori? A chi anche è stato regalato il biglietto fuori? Quindi nel senso va bene così. Ora ci stiamo facendo un ramencino. Io questo qui, questa è la borsetta che ho preso oggi, molto carina devo dire. Tra l'altro tra i freebies c'erano anche questa spilletta e questa qui, per la mia collezione di spillette. Però veramente ecco, qual è stata quella che ha colpito di più? Io, cioè per me, io aspettavo Run BTS come non so io cosa, io la coreo, gli outfit, allora, il capello, tutto, basta. Sì, io Run BTS, però My Drop is Spring Days. Ma il drop, vabbè, l'abbiamo scoperto però da poco. Poi quando ho saputo che dividevano un vocal line e rap line, No, ho fatto il segno della croce. No, è vero, non è da sottovalutare questa cosa. Quei tre rap line è stato impegnativo. È stato impegnativo, domani non avremo voce sicuramente. La rap line è stata... Sì, devastante. Cioè, domani torneremo a Seul, anche se penso rifaremo un'altra tappa al caffè con il papà di Jimin, perché era buonissimo. Buono. Cioè io rivoglio quel cavolo di almond cream latte, cioè me lo sto sognando da quando siamo andate, la torta con le carote. Cioè penso, visto che abbiamo il treno alle 4:20, penso dovremo stare in stazione un pelo prima, quindi unica tappa di domani sarà andare lì al caffè. Ci rimarremo lì al caffè finché poi non torneremo in stazione praticamente. Quindi adesso ci tocca anche mettere a posto, rifare la valigia. Sarà una lunga nottata, però ci siamo divertite molto. È ancora mezzanotte? Non è ancora mezzanotte, vero? Oh, per poco è ancora il tuo compleanno, Ross! Ti è piaciuto questo compleanno? È stato, penso, il compleanno più bello. Grazie. Senza proprio a mani basse. Grazie, non dovevi? Wow, ora mi sporca la photocard con ramen. Sì, togli la borsa dalla cucina. Quindi ora ci manderemo i video reciprocamente e controlleremo tutto quello che abbiamo fatto. Ci struccheremo, prepareremo le cose. E ciao. Quindi i nostri vlog di Busan finiscono qui, ragazzi. Vi faccio vedere per l'ultima volta, almeno in questi vlog, perché poi sicuro se nella mia vita tornerò a Busan, tornerò in questa casa. Riprendiamo qua la nostra amata vista. Il ponte è ancora viola, non so per quanto. Tra l'altro credo stasera abbiano fatto anche quella cosa con i droni qui in questa spiaggia, però ovviamente non abbiamo fatto in tempo a tornare. Qui riecco i nostri amici che sparano lì. Quindi da Busan è tutto, ci rivediamo presto, spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere, ci rivediamo con i vlog a Seul.